Ciao, sono Bruno di Segema. Oggi ti parlo di un argomento estremamente richiesto sia sul nostro canale che sul nostro sito, i bypass nei motori olio-dinamici. Come sempre ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace sotto e cliccare sulla campanella se questo video ti è utile. Ci sarà utile anche a noi per continuare a fare video e crescere con il nostro canale. Allora, i bypass nei motori olio-dinamici sono fatti tutti quanti alla stessa maniera, quindi che la marca sia BFT, FAC, GBD, il funzionamento è il medesimo, poi il materiale con cui sono realizzati ovviamente per ogni casa costruttrice è diversa. Che cos'è effettivamente un bypass? Un bypass è costituito da tre parti, la vite, la molla e il tappino sotto, che sono messe così all'interno della testata di distribuzione. E che cos'è questo? Effettivamente è un rubinetto, cioè più stringiamo il bypass più questo tappino che sta sotto fa ricircolare meno l'olio e lo manda nella direzione di apertura o chiusura, perché i bypass sono due, uno per aprire e per chiudere, e quindi dà più o meno pressione, quindi più o meno forza al pistone idraulico. Perché vanno sostituiti? Vanno sostituiti perché il materiale, questo è un bypass della BFT, il materiale può deteriorarsi e quindi il bypass non chiudere più correttamente come un rubinetto, oppure magari per un cattivo uso sopra può rovinarsi la vite e quindi non regolarsi più correttamente, e comunque in una revisione olio-dinamica è sempre bene sostituirli. Ma a cosa dobbiamo fare attenzione quando facciamo questo lavoro, soprattutto in proprio? Non parlo dei riparatori professionisti, ma del fai da te. Molto spesso le persone ci dicono di voler cambiare questo bypass con il motore installato. Non è possibile, perché all'interno dei condotti c'è olio e soprattutto quando io lo apro con il motore montato sul cancello rischio di far passare della sporcizia all'interno e quindi di ostruire i condotti. Per questo quando si fa qualsiasi operazione su un motore olio-dinamico si dovrebbe smontare totalmente, pulire e poi sostituire quello che c'è da sostituire. Per questo il laboratorio è il posto migliore dove fare tale sostituzione. La sostituzione dei bypass è un'operazione apparentemente banale, perché basta svitare una vite e rinfilarla, ma se non viene fatta correttamente può procurare un problema maggiore di quello che avevamo prima della sostituzione. Allora, sul nostro sito trovi i bypass per tutte le marche che ti ho citato precedentemente che hanno operatori olio-dinamici, quindi la BFT, la FAC e la GBD. Ti ricordo che la sostituzione, come ti ho spiegato nel video, è sì semplice ma è da fare con molta attenzione. Se non ti senti sicuro, rivolgiti a un centro professionale, un centro assistenza autorizzato che fa questa riparazione, oppure se nei tuoi paraggi non c'è un centro assistenza che può fare questa operazione, ricordati che sul nostro sito puoi acquistare il prodotto riparazione, quindi inviarcelo, faremo noi la riparazione al posto tuo. Allora, ti ricordo ancora una volta, come sempre, se il video ti piace iscriviti al canale, metti mi piace, clicca sulla campanella per rimanere aggiornato su tutti i nostri nuovi video. Nei commenti, se vuoi fare qualche domanda che ci darà qualche spunto per fare qualche nuovo video, fallo tranquillamente, noi cerchiamo di rispondere sempre a tutti. Ti saluto, al prossimo video.